Formino, il pagliaccio in forma. Formino era un pagliaccio diverso dagli altri pagliacci. Il suo corpo era un insieme di tante forme geometriche e proprio per questo tutti lo chiamavano Formino. La sua faccia era un cerchio tutto rosa su cui spiccavano due occhi neri. Aveva naso tondo e la bocca rosso ciliegia. Collo, braccia e gambe erano dei rettangoli, i piedi erano due triangoli e sulla testa un bel triangolo cappello. Anche le mani erano due cerchi rosa, il corpo un bel quadrato marrone. Un giorno Formino andò nel bosco e lì si addormentò. Dormì così profondamente che non si accorse che c'era lì vicino chi lo guardava. Erano dei passerotti e, pensando fosse un bel gioco, cominciarono a beccare di qua e di là e lo smontarono completamente. Povero Formino, di lui rimanevano tante forme sparse, di qua e di là, cerchi, triangoli, quadrati. Ecco che si divertivano a montarlo e a smontarlo come volevano, come delle costruzioni. Ma Formino si svegliò e chiese aiuto. Amici, aiutatemi a rimontarmi, vi prego. Ma certo, dissero gli uccellini, ecco la testa, montiamo gli occhi, prendiamo le braccia, sono dei rettangoli. Montato il corpo e voilà, Formino era di nuovo in perfetta forma. Formino non aveva solo riavuto il suo corpo, ma ora aveva anche tanti amici passerotti che invitò alla sua festa di carnevale e insieme festeggiarono felici.